Sonia Raule, che è lì all'auditorium al nostro studio, è presente al festival e che presenza, Sonia! Buonasera a tutti. Sì, insieme a Nicoletta Mantovani abbiamo prodotto il terzo film di Paolo Franchi. Quando abbiamo letto la sceneggiatura siamo rimaste entrambe colpite dal tema che voleva toccare Paolo Franchi e incuriosite da come l'avremmo, da come l'avrebbe fatto. Ecco, io spero che sia uno di quei film di cui si parlava prima, che insomma verrà notato a questo festival. E la chiamano Estate. Amore contorto è stato scritto su qualche giornale. Sonia. Questo film vuole parlare della scissione tra Eros e amore, e Paolo Franchi lo fa con una forza straordinaria che in qualche momento diventa anche violento, perché gli attori ci sono, in alcuni momenti vengono quasi scarnificati nel desiderio di Paolo di arrivare a toccare i loro sentimenti più profondi. È una coppia che si ama molto, ma che non si riesce a toccare. E lui, protagonista, che è un interessantissimo Jean Barbaro, esce di casa e riesce a vivere i rapporti intimi solo con le prostitute o solo in club di scambisti. Ecco, Sonia, si vedrà lì al Festival Auditorium e quando precisamente? È uno dei tre film italiani in concorso, tra l'altro. Sì, verrà proiettato mercoledì sera alle 22. Sonia, lei ovviamente come produttrice ha un'ambizione, vincere il Marco Aurelio. Beh, io penso che chiunque dovrebbe sperarlo, certo. Mi sembra quasi troppo sognarlo. Qualche Ma giornale ha titolato, parlando del film che lei ha prodotto insieme a Nicoletta Mantovani, Eros Estremo e Vanità, peccati italiani al festival. Condivide questo titolo del Corriere della Sera di io venerdì penso 3 novembre? No, venerdì 9 novembre, quindi di oggi praticamente, insomma di ieri. Io penso che, spero che il film E la chiamano Estate di Paolo Franchi faccia parlare e scandalizzi, non perché c'è una bellissima Isabella Ferrari in alcune scene nuda o perché ci sono delle scene molto forti, ma per il tema su cui fa riflettere. Io penso che un modo nuovo di vivere, un modo diverso di vivere il rapporto di coppia, i ruoli dell'uomo e della donna che sono cambiati, il modo di relazionarsi che è entrato in crisi, penso che siano delle tematiche molto forti e molto, molto attuali, molto contemporanee. Ecco, spero che faccia scandalo per questi argomenti, per il modo in cui il regista ne parla e li tratta, che è sicuramente un modo molto, molto, molto forte, ma il ruolo dell'uomo che è cambiato negli ultimi decenni e che poi si è proiettato in modo diverso all'interno di un rapporto di coppia, penso che sia qualcosa che è un tema che riguarda tutti. Lo Scandalo, Corinne, qualche anno fa. sapevo. Non so quale anno correva, qualche anno fa. 75. I giovani registi emergenti. Quindi prospettive Sì, Italia. sì. Incuriosisce anche il film prodotto da Sonia Raule e la Sì, chiamano molto. Estate. Stavo guardando Che cosa? una Sonia stava donna guardando. così bella Allora, che, questo. è, no, che invece di scegliere di fare l'attrice ha scelto di stare dalla parte della produzione e lo trovo fantastico Ma non perché solo, ha vero messo la Sonia? bellezza Non e l'intelligenza solo. insieme. In questa occasione la produttrice, ma non solo, Sonia.
produttrice insieme a Nicoletta Mantovani, quindi siamo due donne, come dicevo all'inizio, che ci siamo innamorate di questa sceneggiatura e abbiamo deciso di farlo diventare un film, per cui adesso speriamo che sia accolto anche dal pubblico, e La chiamano estate, che sia accolta anche dal pubblico con lo stesso entusiasmo con cui noi ci siamo buttate fin dall'inizio in questa impresa. Io andrò a vederlo. Andrà a vederlo. Sì, sì. È un film che incuriosisce. Sì. Anche Manuela Moreno è incuriosita. Poi mi piace la Ferrari. Che è la protagonista. Sì, mi interessa questo tema. Lo andrò a vedere. Allora, la giornata di domani, Giovanni Bogani, vista l'ora la giornata di oggi.